I loro volti nascosti alle telecamere li aveva già visti in fotografia sul volo che lo portava domenica 12 settembre a Budapest. A raccontare il loro dramma di profughi afghani, un giovane reporter che gli aveva anche donato una camicia con addosso l'odore della paura e del dolore, un capo indossato nella fuga precipitosa da Kabul dopo l'irruzione il 12 agosto scorso dei talebani e l'arresto del capofamiglia. Del padre amatissimo non hanno più notizie, dopo oltre un mese la loro vita ha preso però una piega inaspettata. Questa mattina, accompagnati da Silvia Costa e dai vertici della Fondazione San Michele Arcangelo, sono stati accolti dal Papa. I sette minori, bambini e adolescenti e poi gli adulti, sorelle con i mariti e la loro mamma. Ciò che rimane di una famiglia cattolica, preziosi testimoni del cristianesimo afghano. Oggi sorridono, solo poche settimane fa lanciavano appelli disperati agli amici in Occidente, dalla cantina dove si erano barricati senza acqua né cibo. È stato fatto l'impossibile per farli rientrare con uno dei ponti aerei della Farnesina. Il loro futuro è a Bergamo, dove la Meet Human ha preparato un percorso di integrazione fatto di accompagnamento psicologico, lavoro e alfabetizzazione, senza l'utilizzo di fondi pubblici, ma scommettendo tutto sulla carità. Una storia che fa eco a quanto dichiarato oggi dal cardinale Jean-Claude Olleric, presidente delle conferenze episcopali della Comunità Europea, che al summit del Partito Popolare Europeo a Roma ha ricordato che non si può parlare di valori cristiani se non si è capaci di accogliere i rifugiati. Con durezza ha condannato le pretese di democratizzazione quando si agisce in modo disumano su molte altre questioni. Il sogno è quello di Papa Francesco, un'Europa inclusiva e generosa, accogliente e ospitale, fedele alla virtù della carità e al principio di solidarietà.